lento lo scorrere del tempo, 100 anni e 100 anni. Hai visto guerre, fatica e nobiltà, e 100 anni e 100 anni. Sei sorto per necessità, Galli, Celti, Longobardi, ma che differenza fa? Al servizio di tutti, ma di nessuno servo. E tu scorrevi e correvi. Hai visto residenze di signori e lavorare la terra col sudore della fronte. E tu scorrevi e correvi. L'apparire di chiese per illuminare il cammino e accettare il destino. E 100 anni e 100 anni. E dalla fine il declino di mulini, fattorie, cascine e delle ville dei signori. Resta la storia e tu, per ricordarci il passato, scorri, corri, corri. Insediamenti risalgono al secondo secolo avanti Cristo, dopo aver trovato dei laterizi. Sto costeggiando la chiesa di Sant'Eugenio, che risale al 1650, perché in quell'anno arrivò il primo cappellano, ma non è escluso che la chiesa abbia 3 secoli in più. In questo momento entro nella piazza, Piazza Parravicino. Parravicino erano nobili, proprietari di tutta questa zona. E questa piazza è particolare perché ha una scalinata che dà una visuale su tutto quello che è la pianura. Tutti questi territori facevano parte dei nobili Parravicino. Perché dal momento in cui si iniziarono i lavori del Naviglio Grande, i signori di Milano, quindi i Visconti, i Clerici, gli Scotti, si attribuirono i territori di queste zone, costruendo di conseguenza ville e residenze che servivano sì per le vacanze estive, servivano anche per controllare che la produzione, visto che venivano irrigati i campi, che la produzione potesse essere soddisfacente. Questa gradinata a forma di anfiteatro ha una particolarità, quella di aprirsi sulla valle del Ticino, dando la possibilità di vedere in lontananza sia il Monviso sia il Monte Rosa e con in basso tutti i canali di derivazione, dove a metà del 1100 iniziarono i lavori per far entrare l'acqua del Ticino, poiché i proprietari terrieri dovevano irrigare i loro campi. Inizia un viaggio lungo 9 secoli e 50 chilometri, con 33 metri di dislivello che ci porterà fino alla Darsena di Milano. Per avere un quantitativo d'acqua più o meno costante, fu costruita una diga chiamata Paladella, lunga 280 metri e larga dai 9 ai 18. Nei periodi di magra permetteva un quantitativo d'acqua di entrare nel naviglio, nei periodi di piena invece entrava solo quella che superava la diga. Nel secolo successivo l'ampliamento e lo scavo più a fondo permisero la navigazione. Inizialmente vi furono barcaioli volontari e intraprendenti, poi la navigazione fu regolamentata. Le imbarcazioni erano divise in 3 tipi, ossolane, cagnone e battelle. La navigazione era vietata di notte. Fu l'inizio di vari trasporti, sabbia e tutto quello che era necessario per la costruzione di case. Dalla Candoglia via Lago Maggiore i marmi per la costruzione del Duomo e tutti i prodotti della terra e animali. Tutto verso Milano. Il naviglio, da naviglio navigabile,
fu definito grande perché contribuì a rendere grande Milano. Il naviglio permetteva l'irrigazione tramite 116 bocche d'uscita. Tenendo Tornavento alle spalle e guardando verso la Darsena, 112 verso destra e 4 verso sinistra. Nei secoli, le popolazioni che venivano a formarsi nelle cascine nei paesi appresero le varie tecniche per l'agricoltura e l'allevamento degli animali da vari ordini ecclesiastici, i Certosini, i Cappuccini, dalla Francia i Cistercensi che insegnarono loro le marcite. In terreni con lieve pendenza veniva fatta scendere acqua recuperata a valle. Questo permetteva più tagli d'erba. L'ultimo era lasciato marcire in tardo autunno, servendo da concime l'anno successivo. Una parziale modifica del percorso del Ticino avvenne a metà del secolo scorso. L'ingresso del naviglio non avviene più a Tornavento, ma a pochi chilometri dopo, a Turbigo, grazie a un canale industriale dopo aver alimentato 3 centrali idroelettriche. Pochi chilometri da Tornavento, dove ha inizio il Naviglio Grande, c'è Nosate. La chiesa Santa Maria in Binda ha una forma rettangolare, con una sola navata e abside semicircolare. Vi sono 2 porte, una sulla facciata e una sul fianco meridionale. Il campanile è quadrato ed è senza la campana, in quanto fu portata via dai disciplini di San Girolamo di Castano e mai restituita. Pare che l'origine della chiesetta sia da ricercare in età longobarda intorno all'VIII secolo. All'interno della chiesetta vi sono affreschi sulle pareti laterali e su quella dietro all'altare. Ovviamente questi sono tutti affreschi risalenti al 1500. Sotto la raffigurazione della Madonna, una rarissima danza macabra e del trionfo della morte, che trovarono il loro maggiore sviluppo nell'epoca tardo medievale. Nelle raffigurazioni più frequenti, la danza macabra è rappresentata da una sorta di balletto di varie figure, laiche ed ecclesiastiche, con scheletri armati di falce. L'immagine vuole mettere in guardia l'osservatore dalla vanità della vita, ricordando che la morte arriva come un giustiziere per tutti gli uomini, ricchi e poveri, umili e potenti. Il nostro viaggio ci porta ora a Turbigo. Abbiamo notizie di questo insediamento intorno al 1100. Origine del nome può essere germanica, turba, oppure da Turribis, perché vi erano 2 torri d'avvestamento, sempre questo intorno al 1100, perché con i lavori del naviglio ci fu questo insediamento. Questa chiesa dei Santi Cosma e Damiano risale al 1500. Iniziano insediamenti di famiglie importanti di Milano, in questo caso sono i Tatti, i De Cristoforis e i Gallarati, che costruiranno anche un importante castello. Dobbiamo sempre ricordare che, oltre ad avvenimenti importanti, ci furono insediamenti in queste zone agricole di ecclesiastici, esempio i Certosini. In questo caso, con un convento del 600, ci furono gli Agostiniani Scalzi. Cosa facevano? Insegnavano al popolo le varie tecniche dell'agricoltura. A breve distanza dalla chiesa dei Santi Cosma e Damiano arriviamo sul Naviglio. Qui stiamo passando sotto a un ponte a 3 arcate del 600, con a fianco quello che resta della dogana austriaca. Dobbiamo rilevare che, aumentando la corrente, c'era una difficoltà per le barche, quindi c'erano degli agganci dove potersi attaccare per superare senza andare a toccare le varie sponde. Thank you.
sui resti della dogana austriaca ricordiamo che ci fu un'importante battaglia tra i franco-piemontesi e gli austriaci che anticipò la battaglia di Magenta che avrebbe portato poi all'indipendenza dell'Italia. Questo ponte prende il nome dalla vicinissima cascina padregnana. È un rifacimento del 1571, riedificato in pietra nel 1604. Notate la corrente molto forte, quindi la navigazione era anche difficoltosa. La struttura portante è in cemento armato, poi rivestito con materiali originari. Nel nostro viaggio verso la Darsena di Milano siamo oggi nel territorio di Castelletto di Cuggiono. Insediamenti archeologici ci dicono che già risaliamo al periodo anticristo. Siamo in presenza di questo ponte. Essendo questo territorio frutto di varie dominazioni austriache, spagnole, franco-piemontesi, ogni volta che avveniva una battaglia i ponti venivano distrutti. Questo ponte è stato costruito nel 1544 in legno, poi con arcate superiori per poter favorire la navigazione è stato ricostruito a metà del 600. Sullo spessore del ponte è posta una piccola statua in bronzo raffigurante una Madonna. Siamo in presenza qui di un vecchio lavatoio, con dietro una cascina confettoria con il suo rustico loggiato. Alle mie spalle vedete Villa Clerici. Il generale la fece costruire per i suoi ozi e le sue cacce. Ma in tutti questi territori le famiglie importanti di Milano costruirono residenze sia per il periodo estivo, ma anche per poter controllare tutto quello che veniva prodotto, quindi i loro interessi. Questa è la classica dimostrazione. Villa Clerici, come tante altre, venivano costruite sul naviglio con scalinate ricche di balaustre che mettevano in collegamento l'imbarcadero con la sovrastante villa. Questa è la quattrocentesca torre d'avvistamento, costruita probabilmente per controllare il naviglio. In questo territorio di Rubone sono stati trovati reperti archeologici risalenti al V secolo a.C., definiti della civiltà di Gola Secca. Siamo davanti alla chiesa dei Santissimi Giacomo e Filippo. L'edificio religioso risale all'anno 1000. La chiesa attuale invece è del 1600 e restaurata nel 1992. Nel 1300 i domenicani arrivarono a Cuggiono, in questo edificio facente parte del convento di Sant'Eustorgio a Milano. Qui furono costruiti magazzini ed abitazioni e i prodotti dei campi venivano inviati a Milano via Naviglio Grande. Ma nel 1652 Papa Innocenzo X soppresse i conventi poco numerosi e quindi cominciò la decadenza fino al restauro del 1992. Siamo a Buffalora. I primi insediamenti risalgono a dopo il 1150, con l'inizio dei lavori del naviglio. Anche qui le nobili famiglie di Milano, i Giulini e i Calderari,
acquisirono parte dei territori e costruirono ville. Il paese divenne famoso nell'Ottocento per il famoso Barquette de Boffalora, barca corriera lunga 17,50 m e larga 2,90 m per il regolare trasporto di persone da e verso Milano. Risalente al 1493 è la chiesa Santa Maria della Neve, edificata su progetto di un architetto della Fabbrica del Duomo. Vediamo anche l'antica stele a ricordo della battaglia del 4 giugno 1859 fra i franco-sardi e gli austriaci, che porterà poi all'indipendenza dell'Italia. E per ultimo l'antico portico della dogana austriaca a doppia arcata. Siamo ora nel territorio di Robecco sul Naviglio. Le prime documentazioni degli insediamenti riguardano il 1200-1300. Il nome Robecco deriva probabilmente da Regina Rebecca o da un termine celtico Rebec, che vuol dire fortilizio. Una favorevole situazione climatica di questa zona fece sì che i signori di Milano acquisissero territori e costruissero ville. Ho alle spalle Villa Gandini, costruita intorno al 1300, ma nel 1400 usata e definita Villa Gaia da Ludovico il Moro per le proprie feste. Siamo sempre in località Robecco. Questa è la chiesa di San Giovanni Battista, edificata nella seconda metà del Settecento e terminata in 8 anni. Un ampliamento con stile neoclassico della facciata fu eseguito agli inizi del 1900. Questa è la neoclassica facciata della Villa Scotti, oggi sede municipale con le 4 semicolonne. Ha un'importanza perché è attribuita al Piermarini. Gli Scotti erano una famiglia di allevatori di api e abitarono qui fino alla metà del secolo scorso. L'agromo di Terlengo è una costruzione già esistente nel 1559, rifatta dalla famiglia Casati nel 1679. Tipico edificio del barocco lombardo, con grande giardino, ricco arredamento e imbarcadero direttamente sul Naviglio. Sono sul Ponte degli Scalini, costruito nel 1840. Alle mie spalle Palazzo Archinto del XVII secolo. Fu demolito in parte prima della conclusione per impiegarne i materiali del palazzo che gli Archinto costruirono a Milano in via Passione. Il nucleo più antico è quello di Lugagnano, sulla sponda destra del Naviglio, dove i primi insediamenti risalirebbero all'epoca romana. Anche questo luogo, come Robecco, fu un feudo dei signori di Milano. Quello su cui ci soffermiamo adesso è l'importanza del Naviglio. Nel 1428 la famiglia Birago, su concessione del duca Filippo Maria Visconti, fece scavare un canale che, attraversando il paese, faceva funzionare le pale del mulino. Questa roggia, detta Biraga, divideva le due comunità, quella di Cassinetta da quella di Lugagnano. Nel 1749 è stata collocata questa statua dedicata a San Carlo Borromeo a ricordo di una visita arcivescovile del 1568.
Sotto il ponte sono sotterrate 3 ampolle di vino ed olio, il cui ricambio avviene ogni 25 anni. Siamo in località Abbiategrasso. I primi insediamenti da parte dei Galli riguardano il V secolo avanti Cristo. Nel periodo romano, invece, IV-V secolo, abbiamo dei ritrovamenti di anfore usate per olio, vino e 280 tombe a incinerazione in una cascina chiamata Peste Gallo. E qui il naviglio si divide in due. Da una parte diventa naviglio di Bereguardo, dall'altra invece verso est arriva fino in Darsena a Milano. Le acque sono molto più tranquille e calme. Cosa succede? Che da naviglio borghese dei signori con ville diventa naviglio contadino, perché ci sono cascine. Alle mie spalle vedete la casa della Regia Camera o del Guardiano delle Acque. Il camparo del naviglio, ovvero il commissario, riceveva dalle varie frazioni il livello delle acque rilevate la mattina, mezzogiorno e sera e comunicate ogni 15 giorni. Interveniva se le barche causavano danni alle rive e determinava due volte all'anno la chiusura per il taglio delle erbe acquatiche. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate del 1600. All'interno vi è una statua della Vergine del 300 e un affresco del Procaccino. Ogni volta che siamo entrati in chiese o entreremo in chiese dei vari secoli troveremo pitture, affreschi del Procaccini, del De Rossi e di Bernardino Luini. Siamo in località Gaggiano. All'inizio della costruzione del naviglio veniva definito Navigium de Gazzano perché qui il naviglio terminava. I paesi tutti attorno, Gaggiano, Trezzano, Vigano, derivano dalla denominazione latina terminale Anum, che si riferiva alle ville e ai proprietari terrieri della zona. Di fianco vedete la chiesa di Sant'Invenzio del 1500. Nelle frazioni qui attorno, tipo Vigano, nei secoli si inserirono i frati Certosini e i Benedettini, sviluppando l'agricoltura. Nelle chiese, nella Certosa per esempio di Vigano, sono presenti affreschi di Bernardino De Rossi, affreschi presenti anche a Milano in alcune sale del castello. Un bel effetto ambientale con le case basse e sullo sfondo il palazzo Venini Uboldi, fatto costruire nel 1719 da Giorgio Venini. Le citazioni dei signori di tutte queste aree le ritroviamo poi nelle vie di Milano. Siamo qui in presenza della Villa Marino, fatta costruire dagli Stampa a metà del 1500. Ne divenne successivamente proprietario un finanziere genovese di nome Marino, il quale era anche proprietario di Palazzo Marino, comune di Milano. Decadendo poi nei secoli, la villa fu venduta.
Alle mie spalle la chiesa di Sant'Ambrogio risale al 1130, dietro il campanile del 1593. All'interno, tra i vari affreschi, ce n'è uno in particolare, Madonna col bambino di Bernardino Luini, che è stato un grande pittore presente al Castello di Milano, Santa Maria delle Grazie e alla Certosa di Capua. La prima documentazione che riguarda Trezzano è dell'839. Trezzano ha sempre avuto stretti rapporti con Milano, poiché il territorio si divideva in due. Metà della borghesia milanese, per acquisire i territori e uno status sociale ed economico, l'altra metà invece riguardava la chiesa, perché bisognava bonificare i territori e renderlo produttivo. Soltanto in una legge del 1862 Trezzano diventerà Treccia sul Naviglio. Trezzano per di più ha avuto un aumento della popolazione in seguito al decentramento di tante fabbriche del milanese che venivano spostate in provincia. Questo edificio nel 1500 era un convento. Nel secolo successivo, nel 1600, fu acquistato dalla famiglia Durini ed era un palazzo quindi nobiliare. Siamo in via del Mulino Vecchio a Buccinasco. Questo mulino, appartenuto alla famiglia Gallarati Scotti, fu ceduto ai fratelli Mireghetti e rimase in funzione fino agli anni 60. Da una bocca d'uscita del Naviglio parte la roggia Borromeo, che arriva fino alla campagna e permetteva al mulino di funzionare. Dietro vi era una casa ormai demolita, con al primo piano l'abitazione e sotto gli attrezzi per il funzionamento. In tutti questi vasti territori, per secoli, sono sorte decine e decine di cascine. Una parte sono ancora produttive, aziende agricole, risaie, fattorie per animali. Molte sono state distrutte e molte altre sono in uno stato di degrado e di abbandono. Andando da paese in paese, ricordiamo la cascina Rosa Brezzi, la cascina San Marco, Bazzana, Bazzanella. Quando arriviamo sul Naviglio ce ne sono due. La cascina Guardia di sopra e la cascina Guardia di sotto. Anche questa è in stato di degrado, con all'interno un oratorio e un'edicola edificata in ricordo di San Carlo Borromeo la notte in cui nel 1584, sceso da un'imbarcazione morente, fu trasportato a Milano. Ecco, tutte queste cascine del tempo e in silenzio ci raccontano la loro storia. Sta a noi saperla ascoltare. Lungo percorso fatto nei secoli lungo il Naviglio, abbiamo ricordato la battaglia di Tornavento del 1636, abbiamo ricordato Boffalora, Magenta, che porterà all'indipendenza dell'Italia nel 1859. Siamo qui adesso per ricordare invece l'ultimo scontro avvenuto il 25 aprile del 1945 tra i partigiani della 113esima Brigata Garibaldi e i nazifascisti che entravano da Corsico. Fu una battaglia dura che durò per più di 3 ore e vide parecchi morti tra i nazifascisti e caddero anche 3 partigiani, cui nome ricordiamo adesso Fantoni Adelio, Paghini Giovanni e Bernori Domenico, ai quali Milano deve della gratitudine, essendo anche medaglia d'oro alla Resistenza. San Silvestro risale al 1565, quando venne costituita dal vescovo San Carlo Borromeo. È un edificio di modeste proporzioni a navata unica.
venne ridotta ad usi profani nel 1813 quando si aprì al culto l'attuale parrocchia lungo il Naviglio Grande. Alle mie spalle un ponte mobile ferroviario costruito nel 1908. La navigazione era favorita dal fatto che il ponte fosse sempre sollevato. Veniva abbassato soltanto quando uscivano i vagoni ferroviari dalla Richard Ginori che si collegavano poi alla ferrovia qua vicino. Siamo davanti alla chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, una delle più antiche di Milano. La chiesa è composta da due edifici accostati. Quello a sinistra è il più antico, forse della fine del XII secolo, ampliato nel 1398, in concomitanza con la costruzione dell'attigua cappella ducale, eretta per voto della cittadinanza in occasione di una lunga carestia. Siamo davanti alla Canottieri Milano, fondata nel 1890. A poche decine di metri c'è la Canottieri Olona del 1894. Tutte e due le associazioni erano inizialmente in Darsena, in un secondo tempo si sono spostati qua sul Naviglio. Siamo in un angolo della vecchia Milano. Se è vero che l'ultimo barcone di sabbia è arrivato in Darsena il 31 marzo 1979, così questo vicolo dei lavandai è stato usato dalle lavandaie fino nel 1953. Siamo alla fine del nostro viaggio, durato poco meno di 50 chilometri e 9 secoli. Alla mia destra c'è il ponte dello Scodellino, lungo 12 metri. Nome derivato un piatté, probabilmente produceva piatti, scodelle, vasellami vari. Entriamo in Darsena. Sulla sinistra c'erano i bastioni spagnoli. Le mura sono state abbattute per far posto ai depositi della sabbia e alle loro merci. Lentamente poi giriamo sulla destra e le acque se ne vanno come Naviglio Pavese verso il Ticino. Leonardo affermava che i propri studi fossero il frutto della propria esperienza. Questo perché un'invenzione del 1400 di Fioravanti da Bologna e Filippo da Modena, che fu la conca applicata poi in tutto il mondo. Pensate che la conca più grande al mondo è il canale di Panama, lungo 80 chilometri, permettesse, visto che la Darsena ha un dislivello di 2 metri rispetto alla cerchia interna del Naviglio, di far sì che le barche che arrivavano potessero entrare nella cerchia e arrivare fino in via Laghetto, dove i marmi, per esempio, della costruzione dell'uomo potessero essere scaricati.